per te, Giorgio, questo sorriso. Allora, mister, intanto complimenti per la vittoria. Sul 2-0 la partita si è un po' complicata. Forse i giocatori pensavano di averla già vinta. No, non credo proprio, assolutamente. Anche perché eravamo nel pieno della tensione agonistica e era passata neanche 30 secondi, una punizione sotto la mia panchina, e quando ci sono i mischioni tante volte si perdono gli uomini, oppure si ha la sfortuna o la fortuna agli avversari di andare a fare gol. Gli abbiamo dato modo, secondo me, di accendere una partita che fino a quel momento là, secondo me, non era nell'aria il loro pareggio, come non è stato fino alla fine. Quindi direi una piccola fiammella durante l'arco della gara e poi dopo l'abbiamo spenta. Ecco, forse anche all'inizio qualche difficoltà a trovare gli spazi ad aprirsi fino all'Eurogol di Petrilli. Loro si difendevano in 5, insomma. Beh, l'atteggiamento loro di un 5-3-2 iniziale ha fatto in modo di togliere questi spazi sia a Ilari sia a Petrilli, e quindi ci dava un po' più di gestione palla e dovevamo essere un po' più veloci, e quindi in alcune volte l'abbiamo fatto bene. Quando abbiamo avuto dello spazio su ripartenze è arrivato anche il gol di Petrilli, quindi quando si incontrano queste squadre con questo atteggiamento tattico bisogna fare in modo di cambiare marcia ancora di più e fare in modo di essere un po' più veloci nella costruzione della manovra. Il secondo tempo direi una partita totalmente diversa, allora alla ricerca del pareggio, noi sicuramente a contenere per poi dopo andare a ripartire in contropiede, e le sostituzioni direi che comunque hanno fatto in modo di aiutarci nel farci salire, nel cercare di contenere gli ultimi assalti finali. Ecco, infatti hai cambiato modulo due volte oggi, cioè due cambi moduli, alla fine erano tre. Sì, volevo dare un po' più di fisicità e aiuto ad Amirante con... Ho cercato di mettere Dionisi, che mi dava quella gamba, quella forza in mezzo al campo, perché c'era da correre ed era il momento di maggior sofferenza. E poi dopo, quando ho visto che comunque c'era sofferenza sulle palle inattive, ho preferito inserire un altro difensore e a quel punto di portare a casa i tre punti, che era, perché erano la cosa più importante. Ecco, dopo l'errore di Pektovic nel secondo tempo, poi lui non ha più rinviato, cioè chiamava sempre un giocatore, un compagno a rinviare la palla, come mai? Ma alternava un pochettino, perché comunque il ragazzo ha recuperato, ma non ha recuperato al 100% dall'infortunio, quindi più calcia, più il fastidio si fa sentire, quindi i suoi compagni a turno hanno fatto in modo di aiutarlo nell'andare a cercare, ma il discorso dell'errore secondo me non è dovuto a un discorso di male, ma a un discorso più di tempo nella scelta di andare a prendere la palla insieme a Thomas. Ti passo l'auricolare, Giorgio, avete domande dallo studio? Sì, beh, volevo fare i complimenti a Carmine, come di consueto, soprattutto perché è venuto col sorriso, altrimenti fa arrabbiare lo studio, perché mi dicono in studio che sei troppo serio, ma conoscendoti non è così, Carmine. Capisco la tensione che hai per questo Padova. La domanda che voglio farti è una domanda che ti ho fatto poi la settimana scorsa. È una conferma che questo Padova gioca meglio fuori casa. Cioè, non gioca meglio fuori casa, diciamo che fuori casa ha più possibilità, perché le squadre giocano un attimino più aperte, insomma. Sì, il primo tempo no, Giorgio, sicuramente. E poi, come ho detto in precedenza, le statistiche dicono che facciamo meglio fuori casa. Dovuto anche all'atteggiamento della squadra avversaria, sicuramente, il fatto di aspettarci bassi, chiudere gli spazi per poi dopo andare a ripartire, fanno in modo di rallentare un po' il nostro gioco. Poi quando troviamo squadre che fanno in modo di andarsela a giocare, sicuramente abbiamo un po' più di spazi per poter far valere le nostre caratteristiche. Due cose, c'è una giornata in meno, 8 punti di vantaggio sempre sull'Alto Vicentino, è la prima domanda, poi subito attaccata all'altra, è bellissimo vedere quella curva di tifosi biancoscudati al termine della partita con tutte le sciarpe, la Serie D proprio non c'entra nulla su quelle immagini lì, davvero immagini straordinarie che abbiamo visto, Carmine. Ma guarda, è da brividi, farsi 2 ore e mezza di macchine, Giorgio, arrivare in 1000 qua, incitare la squadra, io non finirò mai di ringraziarli, non sono un ruffiano, però credetemi, quest'anno ci stanno dando una grossa mano
e stanno facendo in modo di stare vicino a me, vicino ai ragazzi, e noi abbiamo soltanto una cosa da fare, portarli dove loro vogliono andare e dove noi desideriamo anche di andare. Permettetemi di fare una dedica, oggi è dato che è il compleanno di mia mamma, volevo dedicargliela a lei. Come si chiama la mamma? Teresa. Ecco, era bello dire che nome, dunque, dedicata alla Vittoria. Come mai l'hai dedicata alla mamma? Ce lo puoi dire? O è un, come si vede, un segreto familiare? Il compleanno. O un... compleanno. È il compleanno, siete sicuri? Sì, l'ha detto. Ah, l'ha detto, non l'avevo sentito. No, oggi... no, scusate, non l'avevo sentito, chiedo scusa. È il suo compleanno, Giorgio. Oggi è il suo compleanno. L'avevo, auguri anche da parte nostra, non l'avevo sentito, chiedo scusa a Carmine. Chiedo scusa. Da parte di tutto lo studio. Da parte di tutto lo studio, ovviamente facciamo gli auguri a mamma Teresa. Grazie, grazie. Carmine. È finita Genoa 2-0 a favore del Chievo. Grazie. Avrei voluto chiedere a Carmine. Arrivederci, buonasera.